Autostrade del mare, riparliamone. A rilanciare il tema è stato il presidente provinciale del PD Cristian Emmola nella sua funzione di vicepresidente della rete autostradale del Mediterraneo. Movida, regole da cambiare. L'Osservatorio per la legalità di Trapani ha chiesto al sindaco Vito Damiano di rivedere l'ordinanza. Tutti in spiaggia, l'accesso alla baia antistante Faraglioni di Scopello è libero, lo stabilisce un'ordinanza del comune. Il segreto della longevità, torta con 106 candeline per la supernonna di San Vitolo Capo che dice ai giovani: mangiate pesce e bevete latte. Corsa e sudore, secondo giorno di ritiro per il Trapani di Serse Cosmiche, è iniziato la preparazione per il prossimo campionato. E poi nella seconda edizione del nostro TG ci occuperemo di un increscioso episodio di violenza che si è verificato ancora una volta nella zona del centro storico di Trapani. Un trentenne è stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, indagano i carabinieri. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro TG. Questi erano i nostri titoli e torniamo dopo la pubblicità con tutte le notizie e gli approfondimenti. Autostrade del mare, riparliamone. A rilanciare il tema è stato il presidente provinciale del PD Cristian Emmola nella sua funzione di vicepresidente della società partecipazione statale RAM, rete autostradale del Mediterraneo. Le autostrade del mare, istituite dalla Comunità Europea nel lontano 2001, sono un servizio di trasporto marittimo alternativo alla viabilità ordinaria su strada delle merci, che prevede linee di cabotaggio di più imprese per svolgere collegamenti tra il nord e il sud Italia, oltre che negli stati europei che si affacciano sul Mediterraneo. Una tipologia di trasporto che dalle nostre parti è stata molto pubblicizzata, specie in periodo elettorale, ma che non ha trovato mai la prevista attivazione e sviluppo. Oggi a rilanciare il tema, adeguandolo alle particolari esigenze delle nostre isole Egadi, è stato Cristian Emmola, che in tal modo ha voluto sfruttare le due cariche che ricopre, cioè quella di presidente provinciale del PD da un lato e quella di vicepresidente della società Rete Autostrade del Mediterraneo dall'altro. Alla base del suo intervento e della sua iniziativa, la constatazione della precarietà e della criticità in cui è precipitato il settore del trasporto marittimo, penalizzato dalle continue emergenze ed incertezze, specie per quanto riguarda le isole minori. Da qui l'idea di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Graziano Del Rio, che dibattesse del problema e che fosse, prima fra tutte, l'opportunità per un confronto tra operatori e Regione Siciliana in grado di individuare le soluzioni più idonee, fra le quali, certamente, quella dello sfruttamento dei servizi legati alle autostrade del mare, che i paesi del Mediterraneo avevano accolto con grande favore e speranza al momento della sua istituzione. Da qui un lavoro di gruppo con il sottosegretario Faraone, suo referente primario in Sicilia, che oggi ha finalmente ottenuto i frutti sperati. Il richiesto tavolo tecnico infatti si terrà domani e vedrà la partecipazione di un idoneo gruppo di lavoro rappresentativo delle categorie e delle comunità locali, che si spera sia capace di valorizzare tutte le potenzialità di cui il sistema marittimo gode, non ultimo quelle offerte dal nuovo piano dei porti. Adesso la cronaca. Ladri di carburante sono stati messi in fuga da una pattuglia della vigilanza di Trapani, accaduto la scorsa notte nella zona industriale. Le guardie giurate, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato due bidoni pieni di carburante prelevato dai mezzi della ditta Stell, mentre altri 5 contenitori erano pronti per essere riempiti. L'arrivo degli operatori della vigilanza però ha mandato a monte il progetto dei ladri, che sono fuggiti, riuscendo però a far perdere le proprie tracce. E un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Paceco. Deve scontare in carcere una pena di 5 anni e 6 mesi per violenza sessuale aggravata. L'arresto è scattato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura del capoluogo. E cambiamo argomento, parliamo di movida e turismo. L'Osservatorio per la legalità di Trapani chiede che venga rivista l'ordinanza sindacale. Divisione della città in 3 zone, diverse modalità per fare intrattenimento musicale, dal centro storico e residenziale, dove la musica live si fermerà inderogabilmente alle 24 per l'interno del locale, ma con la possibilità di fare filodiffusione o musica d'ambiente, e alle 23 è solo in acustico e senza alcun tipo di amplificazione per l'esterno. Maggiori possibilità invece per le zone di estrema periferia o nelle zone industriali,
perché spalmare un regolamento uniformemente in tutto il territorio non aiuta a decongestionare le zone critiche, ma anche una regolamentazione della fascia costiera e delle frazioni balneari senza tralasciare i lidi attrezzati. Sono queste alcune delle proposte presentate dalla Quarta Commissione Affari Culturali, Turismo e Spettacolo dall'Osservatorio per la Legalità di Trapani, presieduto dall'avvocato Vincenzo Maltese, in collaborazione con il Comitato Progetto per Trapani. Prevediamo anche premialità e sgravi fiscali per i locali virtuosi che collaborano alle iniziative del Comune e patente a punti per i gestori con lo stesso meccanismo di assegnazione della patente di guida, commenta l'avvocato Filippo Spanò, componente del direttivo dell'Osservatorio. Standard qualitativi da rispettare per le nuove licenze e una commissione di controllo composta da residenti e gestori che avrà il compito di monitorare il territorio. L'Osservatorio chiede di adottare un regolamento che guardi anche al futuro. Limitarsi ad essere restrittivi in una città come Trapani, che vive di turismo, non fa di un'ordinanza sindacale lo strumento adatto a mettere dei paletti in maniera equilibrata alla vita notturna di questa città. Chiediamo infine, conclude la nota stampa dell'associazione, un presidio fisso che darebbe più sicurezza sia ai residenti che ai turisti tramite organi di vigilanza, forze di polizia municipale per reprimere episodi di microcriminalità. Ognuno è chiamato a fare la propria parte. Non basta il pugno duro contro gli esercenti che vengono multati per aver esposto cartellonistica non autorizzata. C'è bisogno di una regolamentazione generale, più intelligente e di qualità. Un'altra ordinanza, questa volta invece del comune di Castellammare del Golfo, per disciplinare l'accesso al mare dai faraglioni di Scopello. L'accesso al demanio marittimo e al mare nella baia antistante ai faraglioni di Scopello e l'ex tonnara di Scopello è libero, gratuito ed è fatto divieto a chiunque di porre ostacoli o limitazioni al libero accesso pedonale al mare. Lo stabilisce un'ordinanza a firma del dirigente del settore lavori pubblici dell'ufficio tecnico comunale Simone Cusumano e condivisa dal sindaco di Castellammare del Golfo Nicolo Coppola. Il provvedimento stabilisce che per fruire liberamente del mare nei pressi dei faraglioni di Scopello dovrà essere lasciato un passaggio varco non inferiore a metri 1,50 ai fini del libero transito sia nella stradella che conduce dalla strada provinciale al cancello di ingresso pedonale dell'ex tonnara, sia nello spiazzo che deve essere attraversato per giungere all'area demaniale nonché al mare. La dettagliata ordinanza precisa che, al fine di consentire il libero passaggio, il cancello pedonale della ex tonnara deve rimanere aperto tutti i giorni, almeno dalle 9 alle 19 in primavera ed estate, e almeno dalle 9 alle 17 in autunno ed inverno. La barra attualmente presente all'ingresso della stradella di collegamento dalla strada provinciale al cancello di ingresso dell'ex tonnara potrà essere mantenuta, ma dovrà essere libera al sollevamento per consentire in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi di servizio del comune, ai mezzi dei diversamente abili, ai mezzi della polizia municipale, ai mezzi delle forze dell'ordine. Non posso assolutamente venire. Ciao Paolo, come mai? Ha preso via sabato a Marettimo la rassegna Libri e letture di qua e di là dal mare, edizione 2015. Al Museo del Mare, allo Scalo Vecchio, Antonino Rallo ha ufficialmente aperto la rassegna curata dall'Associazione Culturale Marettimo con il patrocinio del Comune di Favignana Isole Egadi, presentando il libro Un mare di navi, minacciere ed altre navigazioni tra Marcovaldo e Corto Maltese. Il prossimo appuntamento della rassegna si svolgerà giovedì 16 luglio con la presentazione del libro di Rocco Fodale, Un arrogante irriducibile, romanzo ambientato sull'isola di Marettimo. E a proposito di rassegne e spettacoli, è andata in scena la prima di Cendrillon, l'opera in tre atti di Paulin Viardot, ispirata alla fiaba di Cenerentola, ed è stato un successo sia di pubblico che di critica. Vediamo il servizio.
Poetica, leggera e profonda. Sono questi gli aggettivi che ci vengono in mente a commento della prima di Cendrillon, l'opera in tre atti di Paulin Viardot ispirata alla fiaba di Cenerentola, andata in scena sabato scorso al Chiostro di San Domenico a Trapani. Un'opera resa qui con la delicatezza che meritano le fiabe ed i bambini che ne sono i destinatari preferiti. Ottima la prova di tutti, che a menzionarne qualcuno rischieremmo di far certamente torto ad altri. Perfettamente calata nella storia anche la scelta dei costumi, corredati da buffi accessori e delle scene elegantemente fanciullesche come vuole il contesto. Un discorso a parte poi merita la location. Quel chiostro di San Domenico, che illuminato in modo sapientemente suggestivo, è tornato a splendere e ad essere fruibile. Insomma, un'opera per bambini particolarmente adatta anche agli adulti, che alla fine il pubblico ha salutato con un lungo e caloroso applauso. E questa sera si replica, sempre alle 21 e sempre al Chiostro di San Domenico. Domani alle 19 al Convento del Carmine di Marsala, all'interno della rassegna Marsala incontra estate 2015 e organizzata dalla libreria Mondadori in collaborazione con l'agenzia Comunico, con il patrocinio del Comune di Marsala, lo scrittore Luca Bianchini presenterà il suo nuovo romanzo Dimmi che credi al destino, una storia commovente di rinascita e speranza ambientata a Londra. La nonnina Mattia Minaudo ha festeggiato ieri ben 106 anni insieme a figli e nipoti. Signora, lei ha festeggiato ieri con i suoi figli il compleanno. Sì. Quanti anni ha? 106. Bravo. 106. E lei, quanti figli e quanti nipoti erano con lei ieri per festeggiare? Io non le contai, ma erano tutti qua. No, lei signora è nativa di San Vito Lo Capo, mi racconta un po' brevemente com'è che è arrivata a Trapani. Bella, Piazza Marinella nascivi e c'è via sempre mare, che sia tutto il giorno a fare i miei bagni. Poi sposata a Sperone di Custonaci, vicino alla chiesa San Giuseppe, perciò finivo. E poi tornata a Trapani? A casa dei miei figli ora. Sì, ma mi dica una cosa, qual è il segreto per arrivare a 106 anni mangiare perfettamente come sta lei? Mangiare, vivere, non svegliare pensieri d'auro, voglio stare tranquilla. Mangiare cosa? Cioè, qual è l'alimentazione? Perché molte volte la gente... Ma chi non manda a levare un latte? Ci metto un poco di pane e mangio, mangio o non mangio puro, a sera una merendina e cocca di mattina, sì, leggero, a sera non si mangia. Quindi la sera a letto leggera? Leggera, una merendina. Una merendina. Signora, allora io a questo punto cosa le devo dire? Che le do un appuntamento, ci vediamo fra 4 anni per festeggiare i 110. Sì, ci sogno, dico se lo sa. Noi prendiamo l'impegno di esserci. Niente, facciamo quello che Dio vuole. Dal 13 al 31 luglio ritorna Logo Grande in Festa 2015 in Piazza Asaro. 13 luglio, 11° Memorial Peppe Adamo. 19 luglio, Sagra del... Adesso la pagina sportiva, ovviamente apriamo con il calcio. È iniziata ieri pomeriggio alle 16.30 la nuova stagione sportiva del Trapani Calcio, che si appresta a disputare per il terzo anno consecutivo il campionato di Serie B. A prescindere dallo slittamento dell'inizio del campionato, che come ufficializzato dalla Lega Serie B prenderà il via il prossimo 5 settembre e non più il 21 agosto, ieri pomeriggio è iniziata la nuova stagione sportiva del Trapani. Quartier generale della prima fase del ritiro è Spiazzo, in provincia di Trento, dove agli ordini di mister Serse Cosmi ieri si è svolta la prima seduta di allenamento. 26 convocati granata, tra cui anche alcuni giovani della primavera e altri rientranti da prestiti. Tre calciatori attualmente rosa
Non sono in ritiro Cristian Terlizzi, che sta proseguendo a Trapani la terapia riabilitativa e si aggregherà successivamente al gruppo, e Daniele Martinelli, per il quale è in corso la trattativa che potrebbe definirsi a breve per un'eventuale cessione al Pavia o al Brescia. Oggi si aggregherà al gruppo invece il centrocampista Matteo Scozzarella, per il quale si sta definendo il trasferimento a Trapani a titolo definitivo. Il gruppo sosterrà ogni giorno una doppia seduta di allenamento, definito anche il programma delle amichevoli. Il 18 luglio si giocherà la prima con la Sampdoria, la seconda con l'Hellas Verona e la terza si disputerà l'ultimo giorno della prima fase del ritiro, ovvero il 28 luglio, con il Ferrara Pisalò presso il centro sportivo di Spiazzo. Tra le novità anche un nuovo volto nello staff tecnico di mister Serse Cosmi. I Granate infatti hanno un nuovo preparatore atletico. Si tratta di Manuel De Maria, nella scorsa stagione sportiva preparatore atletico del Lecce. Prenderà il via questa sera il nono Memorial Antonino Via, torneo di calcio a 7 organizzato dal Comitato Provinciale ICS di Trapani. 6 le squadre che daranno vita al Memorial presso gli impianti in erba sintetica Forese, dove quest'anno la partecipazione è stata riservata esclusivamente a squadre rappresentanti le forze armate, dell'ordine e della legge. Il torneo si svolgerà con un girone unico all'italiana, con incontri di solo andata. Tutte le gare si giocheranno da lunedì al giovedì, con inizio alle ore 21. E adesso ci spostiamo in ambito cestistico, insomma si parla anche di mercato in casa Pallacanestro Trapani, ce ne fa il punto il coach Ugo Ducarello. Coach Ugo Ducarello, come procede la costruzione della nuova squadra? Ma sta procedendo come pensavamo, cioè ci sono diverse difficoltà, diverse situazioni da capire. Abbiamo messo 3 pezzi dentro che di sicuro valore e di importanza per me per la costruzione della squadra, e stiamo attendendo risposta. Spero che a breve riceveremo anche altre informazioni positive. Riguardo invece agli americani, che sono l'unico argomento del quale ancora si è parlato poco, cosa possiamo dire? Ma diciamo che sto iniziando oggi a lavorare per quanto riguarda la ricerca dei giocatori. È chiaro che il primo rebus è quello del mercato italiano. Da oggi, visto e considerato che già abbiamo Andrea Renzi, c'è Tommasini e c'è Massimo Chessa, sto incominciando a vedere per quanto riguarda il ruolo del numero 4 americano. Quindi in questa settimana ci sarà una full immersion per quanto riguarda l'aspetto degli extracomunitari, e quindi vedremo un pochettino quello che succede. Ancora tornei, si aprirà questa sera alle 21 con il torneo di pallavolo misto, l'11° Memorial Peppe Adamo, la manifestazione Loco Grande in Festa 2015 organizzata dalla Proloco di Loco Grande. 8 le squadre che si contenderanno il primo posto in un clima nel quale predomina lo spirito sportivo, con l'obiettivo di ricordare Peppe Adamo, che ha perso la vita alcuni anni fa in un incidente stradale. Osami Zoglami conquista un preziosissimo bronzo sui 3.000 metri siepi agli europei Under 23 di atletica leggera. In Estonia l'azzurrino gareggia spalla a spalla con il gemello Ala e lo sconfigge nel volatone conclusivo. Per il 21enne tesserato con il CUS Palermo arriva così il suo miglior risultato della carriera. E adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 20.45 a mezzanotte andrà in onda Sport Sud Estate. Ospite e ospiti di Fabio Tartamella, il giornalista Vincenzo Russo e il nuovo responsabile del settore giovanile della Pallacanestro Trapani, Massimo Cardillo. Invece alle 23 spazio a Seconda Repubblica, il nostro direttore Rocco Giacomazzi ospita il sindaco di Trapani, Vito Damiano. E adesso pubblicità e rimanete con noi, perché torniamo sempre qui, sempre in diretta con la nostra seconda edizione. Thank you.